schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare in due, magari a qualcuno non gli riesce di fare il glitch da soli e possono fare anche questo che è abbastanza semplice, è veramente facilissimo come glitch e l'importante è seguire i passaggi. Allora, per fare questo glitch in primis serve un amico e dobbiamo avere un'auto fuori dalla base operativa, o meglio una LG RH8 che deve provenire da un garage che non è la base operativa. Quindi a questo punto ragazzi noi dobbiamo entrare dentro al nostro vendor e il nostro amico deve entrare con noi. Quando noi siamo dentro la vendor deve entrare insieme a noi nella vendor. Guardate bene tutti e due i video, diciamo. Quindi a questo punto, quando noi siamo nella vendor, che cosa dobbiamo fare? Apriamo il menu con la freccia, andiamo su esci dalla base operativa, rimaniamo su questa selezione senza premere X, teniamo premuto il tasto option e mentre lo rilasciamo dobbiamo premere X. Come vedete a me non è che riesce subito, però riesce. E quindi option e mentre rilasciamo premiamo X fino ad ottenere questa schermata. Cosa accadrà quando avremo questa schermata? Che il nostro amico avrà la schermata nera, come vedete a schermo. Quindi noi dobbiamo andare o nel lettore multimediale, ragazzi, se ce l'abbiamo. Io in questo caso lo dovevo scaricare e quindi mi sono dovuto arrangiare. Come vedete non me lo dà il lettore multimediale. E comunque dicevo, o andate nel lettore multimediale o nella raccolta, cercate un'applicazione che può essere YouTube, Twitch, quello che volete, che anche YouTube ovviamente a me non dà perché ho il game capture collegato e quindi non mi fa andare su YouTube, però mi fa sospendere l'applicazione. Come vedete ci sospende l'applicazione, torniamo in game e ci butterà automaticamente fuori dalla sessione. Quindi accettiamo il messaggio, detto proprio così ragazzi, e andiamo a respawnare in un'altra sessione. A questo punto, come vedete nello schermo in alto a destra, il nostro amico che cosa farà? Andrà nel party, farà giochiamo insieme e ci andrà ad invitare. Ci inviterà nella sua sessione tramite party, perché è l'unica cosa che potrà fare. Quindi una volta che avrà fatto giochiamo insieme, attendiamo l'invito del giochiamo insieme e quando sarà arrivato l'invito del giochiamo insieme andiamo a giocare insieme al nostro amico. Quindi andiamo ad accettare l'invito e rientreremo nella sessione, ragazzi. Facciamo partecipa mentre il nostro amico rimarrà sempre in schermata nera, come state vedendo, e noi rientreremo nella sessione. Quindi attendiamo i caricamenti. Ragazzi, non l'ho velocizzato il video perché purtroppo c'ho un problema di bitrate, nel senso che se io faccio il video più alto di bitrate mi diventa un formato più grande e quindi è un problema per me caricarlo, visto che c'è una rete un pochino lenta. Quindi a questo punto, tornati nella base operativa, andiamo. Vi faccio vedere che il nostro amico è ancora buggato dentro la vendor ed è questo il passo fondamentale, perché deve rimanere buggato nella vendor. Quindi andiamo a vedere. Io so che c'è, però ve lo faccio vedere anche a voi. Come vedete è buggato nella vendor. Quindi noi che cosa andremo a fare adesso? Andremo a fare start online attività, andremo su create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano e avvieremo la missione.
Una volta dentro la missione, il nostro amico che cosa farà? Andrà nuovamente nel party e farà partecipa a sessione, mentre noi rimarremo così in schermata nera. Quando avrà il primo messaggio, accetterà il primo messaggio, quindi in questo caso il nostro amico accetta il primo messaggio, e il secondo, quando avrà il secondo, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo uscire dall'attività, e come vedete il nostro amico potrà sbaggarsi liberamente, premerà triangolo e scenderà dalla Vanguard, ragazzi. Quindi a questo punto saremo pronti a fare il glitch. Il glitch è abbastanza semplice: andremo alle nostre auto, insomma, e il nostro amico qui potrà guidare liberamente una delle nostre auto nella nostra base operativa, ragazzi. Quindi saliamo in auto e aspettiamo che arriva il nostro amico, insomma. Quindi quando il nostro amico sarà arrivato, che cosa dovrà fare? Si dovrà mettere dal lato opposto dell'auto, qui dove è adesso, e premerà triangolo, terrà premuto triangolo. È l'unica cosa che dovrà fare, quindi lo dovrà pigiare forte. Quando vedremo che starà aprendo la portiera, premeremo triangolo e scenderà. Come vedete il nostro amico passerà dalla parte della guida. Se non vi riuscirà subito, provatelo varie volte, perché comunque è abbastanza semplice, e sarà in grado di guidare liberamente dentro la nostra base operativa e poter posizionare l'auto dove ci permetterà di fare il teletrasporto, diciamo, nel veicolo. Quindi a questo punto, quando l'auto sarà parcheggiata a mestiere, ragazzi, vedremo se ci sposterà innanzitutto dalla parte della guida e se ci teletrasporterà, come vedete. Quindi a questo punto noi avremo un'auto fuori, che è una LG RH8, come vedete, eccola qui, ragazzi. E la targa di questa auto prenderà la targa di quella LG RH8 che è lì fuori. Ci metteremo qui, faremo comparire la scritta esci dalla base operativa guardando l'auto e premeremo contemporaneamente X e triangolo insieme, ragazzi. Usciremo con l'auto e il gioco è fatto, e abbiamo fatto la nostra duplicazione, ragazzi. È abbastanza semplice. Allora ragazzi, siccome non vi vedo molto attivi sul canale, adesso faccio una iniziativa. In pratica, i primi 5 commenti di questo video, cioè non i primi 5 commenti, i commenti più belli, diciamo i primi 5 commenti più belli che mi colpiranno, saluterò queste persone e farò vedere i commenti nel prossimo video, ragazzi. Vediamo se riuscite a commentare un po' di più e essere un po' più attivi. Tornando al glitch, ragazzi, chiamiamo il centro operativo, che sto cornuto stavolta, me l'ha messo un culo al mondo, non me l'ha messo davanti alla base operativa. Entriamo nel centro operativo e il gioco è fatto, ragazzi. A questo punto l'auto potete metterla o in un qualunque garage o la rimettete nella base operativa se avete posto. Io la rimetto nella base operativa perché altrimenti il video sarebbe stato lungo. Vi ricordo, ragazzi, i commenti più belli, 5 commenti più belli, li saluterò e li posterò nel prossimo video che farò. Quindi cercate di essere un po' più attivi, cercate di colpirmi un pochino di più questi commenti, che mi farebbe piacere, insomma. A questo punto, ragazzi, qui vedete che la Sultan c'è, però è invisibile, ma noi non ce ne curiamo e rimpiazziamo una LG qualunque. Qui la cosa che dobbiamo fare, ragazzi, è uscire. Allora, qui potremmo fare 7 auto di fila con questo glitch, e il nostro amico si dovrà buggare solo una volta per 7 auto. Però io adesso ho finito il glitch perché volevo duplicare solo un'auto, e quindi va bene così. Dico al mio amico di lasciare la sessione, e lascia la sessione. Quando rientro nella base operativa, l'auto che era invisibile è diventata visibile. Se invece volete duplicare più auto, basterà ripetere il glitch
ovviamente dovrete avere più LG dentro la base operativa e rivedrete il glitch, ragazzi. È abbastanza semplice come glitch, non è difficilissimo. Quindi, che altro dirvi, ragazzi? Ci sono due glitch, potete approfittare o di uno o dell'altro, fate voi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.